Oh, bentornati, bentornati a una nuova partita sempre qui su B2 Square Gaming, sempre The Last of Us. Un paio di comunicazioni di servizio, volevo fare eccezionalmente postare tre video lo stesso giorno, semplicemente per il fatto che mi sono reso conto che gli altri video che avevo registrato nel cuore della notte erano un po' spenti e quindi volevo darne un altro un pochino più attivo nonostante io sia appena tornato dal lavoro, quindi non so quanto sarò attivo. Va bene, come al solito io vorrei ringraziare tutti coloro che ci seguono, tutti quelli che si sono iscritti, tutti quelli che lasciano commenti, che ci danno suggerimenti, ne leggo sempre, accetto ben volentieri qualsiasi suggerimento, poi io cercherò di metterli in pratica, abbiate fiducia, ce la farò. Per quanto riguarda, per chi non dovesse essersi ancora iscritto, mi raccomando iscrivetevi, fate crescere il canale e crescete con noi. Bene, come al solito questo video è giocato eccezionalmente da solo, andatevi a vedere video di me e Joe, e come sempre vi voglio ricordare che continuerò, ora non so quando vedrete questo video, ma continuerò a giocare anche il State of Decay, per ragioni organizzative cercherò di dare continuità sia all'uno che all'altro, quindi non vi spaventate. Vedrete a breve un video, o oggi o domani, quando insomma dipende, comunque andrò avanti, cercherò di migliorarmi e perché ho letto delle critiche, va bene, andremo avanti. Bene, insomma, riprendiamo questo gioco che per il momento... Ma che cacchio sto facendo? Ok, bene. Il coltello, io non ho capito, mi sa che devo averlo lasciato su un cadavere, quindi bel pirla che sono stato... Più il coltello. Ho sentito la sparatoria. Olè. Che è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. Per vedere. Io ti seguo, basta. Brava. Brava, ha capito già che lei deve seguire e basta. Ok, una piastrina indossata dai membri della milizia delle luci. Per aumentare il... vabbè. Per sopravvivere anche senza sapere chi cavolo fosse questo membro delle luci. USA Army. Ah, proprio hanno barricato... Qui c'è una bici che sembra anche in buono stato, se non fosse per il sellino che potrebbe essere problematica. Ok, è già stanco, quindi cerchiamo di correre di meno. Qualcosa mi dice che devo andare in questa direzione, infatti. Per via della legge marziale. Muoviti. Eh sì. Insomma, siamo in un... in una... Ma che cos'è che mi fa tremare? Ah, ecco, camion. Siamo praticamente nella legge marziale, quindi... Non esistono più diritti. Criminali ricercati e un reato punibile con... Una situazione che se fosse nella realtà sarebbe parecchio triste. Ogni attività sospetta. Ok, qui non ho capito se sono in zone sicure o c'è il rischio che incontri anche altri infetti. Penso che siano sicure. Però, insomma, nel dubbio andiamo avanti e... Stiamo andando. Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. E daglielo sto minuto. Beh, comunque devo dire che è fatto molto bene. Qui sicuramente non posso. Dice che... Minchia, girarsi sarà piuttosto complicato. Sì, praticamente devo incrociare le dita. Vi assicuro non è facilissimo. Devo portarlo lì. Bene. Intanto controlliamo che non ci siano oggetti in giro perché ne va della sopravvivenza. Monta su! Mica
un po' lenta. Vabbè, io comincio ad andare su, magari si dà una svegliata. Forse la devo aiutare? Ok, ce l'ha fatta. E brava lei, e brava lei. Ok, quindi direi di andare su. Qualcosa mi dice di andarci piano. Sì. A volte. Ma hai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Che cos'è Marlene? Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Guardiamo giù. 12. E ho 14 anni, non c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Me ne sono andati tanto tempo. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare. Sai qual è la cosa migliore Olè. Del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. C'è del sano altruismo. Ma era dove eravamo all'inizio? Che stai facendo? Ma ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Mm-hmm. Tipo pulire casa, visto che c'è un vetril sopra la... Il tuo orologio è rotto. Sveglia. Bene. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Cos'è che stanno guardando? Sì. Con tanto... Così vicino. Con tanta attenzione. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Dici? Ma? Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Ma dobbiamo proprio partire mentre c'è il diluvio universale. Forse è meglio spengere le luci. Vediamo che cosa c'è. Allora, coltello, crea un coltello. Attenzione. No, io voglio vedere reperti. Piastrina, lista di test. Questa l'ho letta. Forse. Vabbè, direi di no. Se no, cos'altro posso creare? Boh, per il momento non creiamo niente. Aspettiamo. Vediamo se c'è qualche altra cosa da sgraffignare in casa. Bene. Diamo un'occhiata fuori. Ok. Io spegnerei la luce, ma non si può fare, va bene. Altre cose qui. Niente, direi che possiamo andare. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. E qual era la seconda? Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. In effetti.
Certo che sono abbastanza visibili questi cunicoli. Andiamo. Cioè, voglio dire, non... Attiviamo la luce. Bene. E vai con la... Cosa devo fare? No, questa non l'ho capita. Ragazzi, ho fatto più o meno a caso. Chi ci aspetta nel luogo di Cosenza? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Olè. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. Beh, in effetti... Se tutto va bene, riusciremo a costruire un po' più qui. Ellie. Una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Beh, in effetti, non è che proprio quei 2 secondi che siamo stati fuori fosse proprio un clima per bambini, eh? Sali e vedi se il campo è libero. Che poi, tra l'altro, ci mettono 2 secondi a infestarsi queste cose. C'è una pattuglia là davanti. Bene, a posto, dai su. Dai, piccola. Cioè, lui fa altro dalla mattina alla sera che contrabbandare. Vabbè. Allora? La pioggia non va bene. Sono fuori, finalmente. Ma sei pazza? Cioè, io mi cagherei addosso all'idea di andare fuori, visto quello che c'è fuori. Cioè, preferirei stare nella dittatura. Qui qualcosa che si può utilizzare? Niente, ok. Sei di qua. Sì, direi di andare di qua, vediamo. Un cazzo. Olè. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, chiamo la base. Bene. Le mani sulla testa. Ma questi qui sono all'aperto? Qui era Mirat, settore 12. Minchia se sono equipaggiati powerful. Ricevuto. Anche se il giubbotto ha un po' di... Possiamo pagarti bene. Sta zitta. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Olè. Minchia, audace la bambina. E quella, cioè, non li avevano disarmati? Minchia, prendete proiettili. Prendete i proiettili, ne abbiamo 13. Legati, o roba così. Oh, merda. Guarda. Positiva? Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Olè. Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Beh, in effetti c'è ragione la tipella. Non ci casco. Tess, via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Beh, in effetti avevano chiamato i rinforzi. Dietro di me, presto. Minchia. D'accordo. Audace, adesso dobbiamo saltare tutti gli spotlight. Ora, corri. Ah no, è andata di qui, bene. Stai lontana dalla luce. Vuoi scommettere che adesso mi prende la luce?
Ma dove... Dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì. Ah, ok, è sempre dietro, meno male. Le azioni sono ovunque. Bene. Sopra, là. Devono essere passati. Controllate i canali. Rimanete indietro. Ma devo andare avanti io? Cosa dovrei fare? Forza, ragazza. Segui Joy. Ah, ok. Segui me. Io direi di andare da questa parte. Sembra quella più libera. Queste cascatelle. Libera un cazzo. Vabbè ragazzi, se muoio, amen, pace bene. Forse stando parecchio attaccati non ci vede. Vedi niente? Mi va davanti. Per ora tutto bene. Ok. Ok, direi di andare di qui, quei tubi non è che mi ispirino massima fiducia. Olè, oh, ma mi tocca sempre, cioè... Una persona normale... Ah, ok. Io che tipo... Una persona normale gli sarebbe già venuta la broncopolmonite, peste bubbonica e tutto ciò che... E tutto ciò che è trasmissibile tra acqua... Preziosissimi inventari. Ma, cioè, sono io che faccio strada? Vabbè, andiamo da questa parte. Io non ho busso. Mi sento là davanti. Bene. Sono là in fondo. Vediamo cosa. Di procedere lentamente. Fermo. Guarda giù. Via, via. Fanculo, passiamo di Enrique. Beh, direi che a questo punto me ne vado qua. Aspetta però. La curiosità è troppa. Qua secondo me posso trovare qualcosa di utile. Tipo una foto di famiglia o... Testimonianze di vita. Ah, loro erano già andati per cazzo. Mi fai passare, boia de... ok. In sostanza devo cadere di qua. Io mi tengo quattro. Cioè mi tengo, scusate, mi tengo... Cazzo, non so più parlare italiano. Mi tengo accucciato perché, insomma, non so che cosa aspettarmi, quindi... Attimo premuto. Dai, Ellie. Ok. Ma poi, tra l'altro, mi chiedo, ma se questa è una zona infettata, sti soldati, cioè... Ci vanno volentieri in giro. Tra l'altro lì c'è un mezzo di infanteria mica non indifferente. Cioè averlo a disposizione non sarebbe mica male. Com'è? Sono troppi, Tess. Figa, sono troppi armati. Da paura, tra l'altro. Oh merda. Prova di... Ok. Olè. Vabbè ragazzi. Ma vaffanculo. Ok. Chuck si gira. Non sapete, sto cercando di farmela il più stealth possibile. Quindi spero che questa sia l'ultima volta. Pigliamo un mattonazzo. Ci stanno
Aspettate. Controlliamo. Allora, vediamo di... minchia, girarlo. Fanculo. Vabbè ragazzi, è andata male, ma cioè è la decima volta che lo provo. Merda. Cazzo, perché? Preziosissimi proiettili. Io direi di correre via, ragazzi. Ma Ellie? Dov'è Ellie? Sì, sembra giusto. Stai vicino. Sì, abbiamo un problema però. Non piove più. Ah, ok. Vabbè ragazzi, piano piano cercherò di migliorarmi e di non darmi alla fuga così. Lo prometto. Però se no, cioè, live commentary diventa anche abbastanza pesante, nel senso che dobbiamo ripetere 3000 volte le stesse cose. Potremmo passare di qui? Beh, direi di sì. Visto che c'è una fessura, passiamo subito. Beh, ragazzi, lo... Merda, merda, altri soldati. Non so che è appena l'inizio, però vorrei chiedervi come... cosa... che ci vedano. Cosa pensate del gioco, se vi piace, se vi sta piacendo... se l'avete provato, insomma, fatemi un po' sapere che cosa, ecco, io questa è la parte in cui gradirei, esatto, passare una... Bene, nell'approccio più stealth possibile, almeno per questa parte, direi di andare avanti. Vado. Ok. Allora, vediamo. Qui c'è un preziosissimo armadietto. Come al massimo. Come al massimo. No, ci sono ancora. Approfittane per prendere fiato. Allora, senti, quello che posso fare. Esatto. È creare. Ma posso fare. No. Vabbè. Quindi adesso dovrebbe prendermelo. No, non me lo prende. Bene. Allora, rifacciamo. Qui sembra che sia l'unica cosa che riesce a fare. Vabbè. Vabbè, ma me lo prende o no? No, non me le prende. Bene. Insomma, io posso avere un massimo di... Sì, ma me li prendi o no? Ma lo sapete che non me li prende? Vabbè, insomma, proviamo. Proviamo a fare 3 coltelli. No ragazzi, ma perché non me li prende? Si vede che è il massimo che posso portare, vabbè. Amen, cercherò di usare anche questi coltelli. Quindi proviamo ad andare qui nella... Tess, saliamo attraverso il condotto. Direi di sì. Passiamo di qui. Tutto
Beh, siamo tosti comunque, ce l'abbiamo quasi fatta. Vabbè ragazzi, io vi direi, vi do appuntamento alla prossima, anche perché questo video sta diventando troppo lungo. Continuate a seguirci, continuate a seguire i video di me e Joe. Scusate se magari sono un po' sottotono, ma sto giocando la notte pur di farli. Aspettatevi nuovi video di State of Decay. Continuerò a fare tutti i gameplay diciamo che sto facendo. Lasciate commenti, lasciate like e iscrivetevi. Ciao!